Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi vi voglio presentare tutti i miei galli. Intanto ho portato un po' di pane secco che gli daremo appena li apriamo. Tanto stamattina è una giornata, guardate, un po' nuvolosa, bella fresca, per cui va bene. Speriamo razzino bene. Allora, gli daremo un po' di pane, vi presenterò i galli. I galli che non abbiamo ancora dato il nome glielo possiamo dare insieme, per cui magari me lo lasciate scritto nei commenti. E iniziamo intanto il video. Ah, mi sono dimenticato di chiedervi una cosa: per chi si fosse imbattuto adesso in questo video ed è il primo che vede, mi raccomando, ho un canale sulle galline, orti, olivi, alberi da frutto, insomma tutto quello che c'è nel mondo della campagna, per cui mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like, condividete e adesso buona visione. Pollaio, qui è dove ho praticamente l'ingresso e dove dovrò aprire perché ho le anatre che di sopra non riescono ancora ad andarci. Qui invece iniziano già a uscire delle galline, adesso vediamo cosa troviamo per primo. Allora, niente, questa è un incrocio tra un cemano e una ratolina. Eccolo qua. Allora, lui è Mimì, è il gallo praticamente ancona. Scusate un attimo. Ok, guardate che spettacolo, il gallo ancona. Poi abbiamo Oletto, che è un gallo fenix. Lui è Cocò, che è il fratello di Mimì, quello lassù. Questa è una livornese, un'altra livornese. Lui è il fratello di Zorro, è un gallo valdarno. La coda purtroppo non è delle migliori, ma suo fratello vedrete che spettacolo. Qui abbiamo dei pollastri, una giovane livornese, e gli altri invece sono pollastrini. Allora, guardiamo se esce ancora qualcuno. Questa è una gallina fenix ancona. Eccolo qua, un padovano, lui si chiama Rapa Nui. La tacchina. Oh, è sempre lamentato qua. Guardiamo, ecco il tacchino, guardate che spettacolo. Qui abbiamo una bluebell. Vai, dai. Ecco, questo è un altro gallo fenix. Eccolo qua, che spettacolo, il livornese. E il valdarno, guardate che bello. Ecco, lui si chiama Zorro. Ok. Guardiamo se c'è qualcun altro che riesce. Eccola qua, una bellissima Marans. Guardate le zampe belle piumate. Purtroppo deve rifare un po' di piume, ma va bene. Ecco una Araucana. Adesso guardiamo se esce il gallo Araucana, che anche lui non gli abbiamo ancora dato il nome. Allora, forse sopra, poi c'è da pulire il pollaio, per cui scusate, ma benissimo, sembrerebbe, andiamo ad aprire di qua allora. Allora, ora vediamo chi esce qua, c'è ancora Poldo. Allora, abbiamo Gastone, eccolo qua, gallo Marans. Poi Poldo, gallo collo nudo, no, cammina giù. Ecco le nostre anatre, guardate che spettacolo, che belle. Ecco, questa è l'anatra praticamente ferita, vedete come tiene la testa, comunque va bene, dai, va un po' storta. Abbiamo il gallo Lachenfelder dentro ancora, che deve ancora uscire. E sicuramente c'è ancora il gallo Araucana. Vabbè, faccio uscire e vi faccio vedere. Allora, guardate lo spettacolo che vi dicevo del gallo Valdarno.
questo è Zorro. Adesso vi voglio far vedere, questa è la sua compagna. Ne aveva anche un'altra che c'è sempre, che sta facendo la chioccia. Adesso ve la mostro. E roba di giorni dovrebbero nascere i pulcini. Quindi guardate che bella coppietta. Dai, vi faccio vedere la chioccia. Cerchiamo di non disturbarla. Ecco qua la chioccia. Mancano pochi giorni. Non mi avvicino troppo perché bisogna lasciarla in pace. Tra qualche giorno nasceranno i suoi pulcini e vi terrò informati anche su questo. Adesso gli daremo poi un po' di pane, glielo bagneremo, intanto c'ho da lavare gli abbeveratoi. Una cosa che non vi ho detto è la seguente. Ah, eccolo qua, il gallo araucana, eccolo qua, che anche lui è ancora, non è stato battezzato, quindi dobbiamo trovare il nome a lui. Noi abbiamo ancora, guardate il gallo Marans, per cui quanti galli abbiamo? Contiamoli un po'. Allora abbiamo due Valdarno, poi abbiamo l'Araucane, sono tre, il Marans sono quattro, quattro col Marans. Poi abbiamo, andiamo a vedere, andiamo in bianchino, eccolo lì, eccolo qua in bianchino, il gallo Livornese 5. Lui l'abbiamo già contato, i due Phoenix 6-7, il Lackenfelder 8, i due Ancona 10, i due Ancona 10 e boh, mi sembra di, mi sono perso, mi sono davvero perso, c'è un po' di baruffa da qualche parte, dai. Non mi attaccare Rapanui. Ah, Poldo il collo nudo. Vi volevo far vedere il Lackenfelder, che non lo trovo, che il Lackenfelder è uno che praticamente non. Aia! Ma o Rapanui! Guardate, eh! Ma la smetti? Ah, che ti prendo per il collo, eh! Non è che c'ho gli scarponi! Allora, questo è un giovane pollastrino, guardate che belle le anatre con il pollastrino araucano qui. Cosa fai? Vieni, vieni qua, vieni. Vieni pure, mangia, mangia, brava. Adesso vi vengo a portare il pane, eh. Sacchetto non è buono lassù, anche te c'hai fame, eh? È vero? Te ne porto, te ne porto. Dai, vi porto da mangiare, che dite? Ok, dai, gli diamo un po' di pane, guardiamo anche come mangiano un po' di pane bagnato. E intanto vediamo, glielo darò lassù, dai. Vabbè, io intanto vado a prendere il pane, metto gli abbeveratoi, faccio un po' di cose e così voi intanto vedete come si comportano. Questo qui è Oletto, vi lascerò il link nella scheda, diciamo, della sua storia, del suo. Che brutto! Ah, hanno visto qualcosa. Ah, la poiana hanno visto, ragazzi. Lassù in alto c'è una poiana, questo è un avvertimento che fanno alle galline, come per dire state attenti che c'è un predatore. In genere, bravissimo, lui è Rambo. In genere quando fanno così poi corrono tutto al riparo, però si vede che non l'hanno avvertito bene bene. Vabbè, tanto vado a prendere il resto. Thank you.
Pili. Dai, vai anche te.
qua abbiamo il Gallo Kenfelder spiumato che sembra che si è trasformato in araucana anche lui, è senza coda. Comunque tra poco rifaranno tutto il piumaggio, quindi nessun problema. Allora, il Gallo Araucano è quello bianco e nero. No, scusate, quello bianco e nero è la Kenfelder e l'araucana ce l'ho nero. Eccoli qua. Loro due sono un po' nella gerarchia gli ultimi. Infatti, se vedete, stanno proprio isolati. Comunque, piano piano, come ho detto, si ambienteranno anche loro. Comunque, abbiamo finito il video. Adesso poi, forse non sono riuscito a farvi vedere il gallo Lackenfelder. Sapete che ho questo dubbio. Vabbè, qua sta iniziando a fare delle gocce un po' troppo grosse, per cui mi metto anche al riparo. E cosa vi volevo dire? Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, commentate, ditemi qual è il gallo che secondo voi è più bello. Per me al momento attuale poi cambia, perché prima era Rapa Nui, adesso mi piace un sacco quello Valdarno. Comunque sono tutti belli, nel senso, se cambio anch'io spesso è perché appunto magari il piumaggio in alcuni periodi dell'anno è veramente spettacolare. Tra poco partirà la muta, per cui vedremo in autunno come saranno. Allora, cosa vi volevo dire? Una cosa importante è se uno ha tanti galli, tipo come me. Certo, se avete tanto spazio come ho io non c'è problema, ma altrimenti evitate perché si scannano. Non so se vi ricordate, il gallo livornese, quando io l'avevo separato e poi reinserito, era stato attaccato da Gastone, il gallo Marans, e gli aveva creato un danno all'occhio, che infatti adesso quell'occhio lì mi sa che, insomma, secondo me è cieco, perché lo tiene sempre così, poi è tutto velato. Per cui si possono tenere tanti galli se avete tanto spazio. E ad ogni modo ogni tanto la baruffa c'è. Dai, adesso vi faccio vedere il tacchino e vi saluto.